or the first quarterfinal? Vediamo. Real Madrid, Manchester City. Ok. Contro? Only pick Lyonnais, Juventus. Wow. Juventus o Lione? Dunque, se la Juventus passerà il turno e rimonterà l'1-0 contro il Lione, intanto vedete Nedved e Chiellini affronterà i quarti di finale. Che sfiga. Di Real Madrid. Giocherà una finale nei quarti di finale. Allora, non sono felicissimo. Nel senso che mi dispiace, è stato un sorteggio abbastanza cattivo, tra virgolette, perché sia City che Real sono due squadre molto molto forti, che avrei evitato volentieri, e invece ce le dobbiamo beccare, ce le dobbiamo beccare. Ovviamente, sempre pensando che noi con Lione non siamo passati, ok? Abbiamo uno svantaggio minimo da recuperare, che possiamo recuperare, che dobbiamo recuperare, perché uscire con Lione sarebbe una sconfitta troppo grande ed incredibile, un fallimento totale, più fallimento rispetto all'anno scorso, perché comunque l'Ajax si è dimostrata una squadra di un certo tipo, cosa che Lione, ve lo dico proprio fuori dai denti, non è, e mi dispiace aver perso una partita all'andata contro Lione, soprattutto ora che sono fermi da mesi perché il campionato in Francia è finita. Se la Juve non passa con Lione è in assoluta una stagione fallimentare sulla quale bisogna riflettere veramente a fondo. Io sono abbastanza tranquillo per il Lione, ve lo dico tranquillamente, sono tranquillo. Poi vediamo se è vera questa cosa oppure no. Manchester City e Real, penso anch'io che passerà al City, come avete detto voi. Sarà difficilissima, nel caso, contro tutte e due. Cristiano con il Real potrebbe avere un conto aperto, tra virgolette, una voglia diversa, un approccio pericoloso, e potrebbe anche fargli dei bei gol, spronato da questa idea di affrontare il Real. È ovvio che non si gioca comunque né a Madrid né a Torino, ma si giocherà in campo neutro eventualmente, sarà completamente una roba diversa. Sono due partite complicate tutte e due, e ho più paura del City che del Real, sinceramente. È anche vero che noi contro squadre di un certo tipo solitamente riusciamo a fare a volte le partite, e considerando che partita secca potrebbe essere anche abbastanza favorita, non la Juventus, perché sappiamo che noi in partita secca facciamo abbastanza schifo, potrebbe essere favorita la nostra avversaria, soprattutto se è il Real Madrid, perché loro sono abituati mentalmente a quel tipo di partite. È anche vero che Cristiano potrebbe in assoluto emozionarsi di più per via della partita secca, che potrebbe regalarci qualcosa in più. Atletico Lipsia, non ne ho idea, cioè proprio non so. L'Atletico, quando l'abbiamo visto noi, non mi è sembrata una grandissima squadra. È incredibile che abbia buttato fuori il Liverpool, campione in carica. La vedremo, non ne ho idea. Il Napoli e Barcellona mi sembra una partita molto molto combattuta, molto molto incerta, forse la più incerta in assoluto insieme a City Real. Io non escludo che il Napoli possa vincere, anche per via di tutti i problemi extracampo che ci sono in questo momento al Barcellona, e per il modo in cui Gattuso in questo momento sembra aver dato un'idea alla sua squadra, quindi secondo me non è così scontata. Bayern Chelsea credo che sia virtualmente chiusa, stessa cosa Atalanta PSG, non è scontata. No, non è scontata. Poi magari vince il Paris Saint-Germain 25-0, ma secondo me non è scontata questa partita, perché il Paris Saint-Germain sarà nella stessa situazione del Lione, l'Atalanta ha un'intensità incredibile, poi bisognerà vedere anche che giocatori arriveranno, in che condizioni, se ci saranno degli infortuni, se ci saranno dei recuperi, in chiave mercato cosa accadrà, perché metti che Neymar svalvola e dice non la gioco perché voglio andare a Barcellona, una minchiata che ho detto, ma potrebbe realizzarsi. E quindi io non penso che l'Atalanta sia carne da macello in questo momento. Anche il PSG secondo me non è contentissimo di aver beccato l'Atalanta, sarà una partita molto interessante, spero di vederla. Quindi questa è ballerina, io anch'io come voi metterei forse davanti l'Atalanta, ma ripeto, magari vince 6-0 il Paris Saint-Germain, non ne ho idea, però l'Atalanta potrebbe quasi quasi essere, non dico favorita, ma abbastanza invogliata a provare ad andare avanti in questa partita. Ci saranno tanti gol, questo credo che sia l'unica cosa che posso promettervi, e così finisce 0-0 e vanno i rigori, e quindi rischia di essere l'Atalanta, il Napoli contro il Bayern, noi contro il City,
e forse l'Atletico. Se noi passiamo con questo schema, abbiamo l'Atletico che non è imbattibile, l'abbiamo già battuto. Napoli e Bayern, bisognerà vedere. Ovvio che il vantaggio del pronostico io lo do al Bayern Monaco. E credo anche che l'Atalanta non possa eventualmente poi battere il Bayern Monaco nello scontro diretto. Col Napoli invece se la gioca, col Barcellona se la gioca. Io credo che comunque sarà Barcellona-Bayern, anche se, come vi ho già detto, Gattuso può avere delle possibilità, ma alla fine credo che passerà Messi, non in maniera larga. Ci sono delle buone possibilità per il Napoli, ma credo che passerà Messi. Credo che sarà uno spettacolo Barcellona-Bayern, ma anche lì è da vedere come arriverà il Bayern Monaco, perché avrà del tempo in cui non giocherà, ok? Che sarà fermo. Bisognerà vedere come arriverà in quel momento lì. Non sono scontate. Cioè, di scontato non c'è niente, neanche l'Ipsia Atletico, per quanto mi riguarda. Spero che la più scontata possa essere Juve-Lione, ma è quella che mi preoccupa anche di più, perché ovviamente coinvolge la mia squadra. Dico che, vedendo come è strutturato il tabellone, l'Atalanta in finale di Champions potrebbe veramente avverarsi. Poi la finale non so, mi farebbe ridere però. Mi farebbe abbastanza ridere vedere un Atalanta in finale di Champions, ma dovesse arrivarci sarebbe completamente meritata. Io ho già visto le vostre opinioni. Vi aspettate una finale Juventus-Atalanta? Una vittoria della Juve in finale di Champions sarebbe bellissimo, farebbe molto ridere. Però queste sono le vostre opinioni. La mia è leggermente diversa. Io non credo che la Juve possa vincere la Champions, soprattutto in questo momento con questi giocatori che ci siamo beccati, queste squadre che ci siamo beccate eventualmente nel sorteggio. Sarà molto molto complicato, siamo nella parte peggiore del tabellone. È anche vero che se passi da questa parte del tabellone, in teoria dall'altra parte dovresti avere una squadra che non è dello stesso livello e quindi lì potresti incrociare le dita, ma ovviamente poi le finali noi le perdiamo, siamo fatti così, siamo proprio fatti così.